Ciao a tutti e benvenuti alle Parabole di Gesù, un breve viaggio che stiamo facendo in più capitoli dove trattiamo quelle che sono state le più famose parabole raccontate da Gesù. Gesù era un grande raccontatore di storie. Lui raccontava storie che ti portavano in mondi favolosi, ma queste storie che lui raccontava contenevano delle profonde verità che innanzitutto erano capaci di rivelarci il cuore di Dio. Chi è Dio? Cosa pensa? Che emozioni ha? Qual è la sua volontà? Ebbene, lui usava queste parabole come un seme che gettava nel terreno e che piano piano cresceva. Ma perché faceva così? Perché a quel tempo le persone intorno a lui non avrebbero subito capito e accettato che Gesù era Dio stesso in mezzo a loro, l'Emmanuele, il Dio con noi, il loro Salvatore, Gesù, Yeshua, vuol dire Dio salva. Ecco che quindi lui usava le parabole, utilizzando anche elementi della vita quotidiana di quel tempo. C'erano pescatori, c'erano agricoltori, contadini, quindi a volte usava queste immagini che le persone potevano capire. Parlava anche del regno, a volte c'erano grandi disparità sociali, ricchi, poveri, ed è proprio della parabola di Lazzaro, Enrico e Pulone che oggi trattiamo. Intanto Epulone, a volte viene utilizzato questo termine, ricco Epulone, significa in poche parole una persona estremamente viziosa, una persona che vive nel lusso, nei vizi e nei piaceri della vita. Ma leggiamole insieme. Siamo in Luca 16, versetto 19 al 31. C'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno e tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stabilito un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi». E quegli replicò: «Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti, saranno persuasi». Ebbene, innanzitutto questa parabola, questo racconto che fa Gesù, non ha lo scopo, non ha la pretesa di descrivere esattamente quello che avviene dopo la morte. Non è questo lo scopo. Ci sono degli elementi che ci possono far capire quello che ci attenderà dopo. Gli elementi che emergono da questa parabola è che noi siamo immortali. Quindi alla domanda cosa avviene dopo la morte, Gesù implicitamente risponde dicendo: noi abbiamo una vita dopo la morte. Però ecco che ci mostra anche che ci sono dei diversi sentieri che avremo davanti a noi: o la gioia della beatitudine celeste, il paradiso, oppure l'inferno, che sarà un luogo di tormento, di dolore, di sofferenza. E Gesù introduce anche il concetto appunto di una retribuzione, cioè se noi ci comportiamo male avremo delle conseguenze, se noi invece ci comportiamo in maniera retta avremo delle altre conseguenze. Perché dico questo? Attenzione, dobbiamo entrare nelle profondità. Perché? Perché Gesù ci ha presentato un ambiente dove c'è un ricco nell'abbondanza e un povero al suo fianco che muore di stenti. Anche se non lo dice, è evidente che il ricco che ha a fianco il povero non si cura di lui. In più il povero ha un nome. Gesù gli dà un nome che è Lazzaro. Lazzaro significa, deriva da Eleazar, e significa
Dio ha aiutato, quindi ci fa capire che Lazzaro è uno di quei tanti poveri fedeli al Signore, che però vive in situazioni di sofferenze, prove, difficoltà, malattia, e ha a fianco un ricco che non si cura di lui. Lazzaro non lo maledice, ma è lì alla sua porta, desidera solo sfamarsi con i resti della tavola del ricco, ma nessuno glieli dava. Il ricco veste, come dice la scrittura, di porpora e di bisso. La porpora era ottenuta attraverso la lavorazione dei molluschi, quindi era un qualcosa che solo le persone molto ricche e facoltose potevano permettersi. Era il colore della potenza, della regalità. E in più di lino che veniva dall'Egitto, una delle stoffe e dei tessuti più preziosi di quel tempo. Quindi il ricco rappresenta l'opulenza del mondo, il potere, il lusso, l'apparenza, tutto questo lui rappresenta. Ma il problema del ricco non è che è ricco. Attenzione, lui non è finito all'inferno perché era ricco. San Giovanni Crisostomo, commentando questa parabola, dice: il ricco è finito all'inferno non perché era ricco, ma perché non ha avuto compassione. Ecco il punto. Il problema non è che possedeva tante cose, che sono anche una benedizione, ma che la sua opulenza non si prendeva cura degli altri. Lui, mentre mangiava, non vedeva il povero alla porta della sua casa. Più tardi lui dirà, in un momento che sembra di ravvedimento: perché non mandi Lazzaro affinché i miei fratelli, i miei parenti vedano un morto risorto e allora si ravvedano? Cercava un segno per la conversione dei suoi cari, quando l'unico segno che aveva avuto era proprio quel povero. A volte cerchiamo miracoli, segni per ravvederci, li abbiamo intorno a noi, i segni, le occasioni d'amore, di carità, di conversione sono alla nostra porta. Sono le esigenze e i bisogni che Dio mette intorno a noi. Noi a volte cerchiamo grandi segni, ma i segni ce li abbiamo già. Noi cerchiamo cose sovrannaturali, ma già nel naturale il Signore riempie di opportunità di fare il bene e di entrare nel regno dei cieli. La conversione non la si ottiene per grandi miracoli e visioni. Ho visto Dio, e quando vedi Dio nel tuo fratello a fianco a te, è lì che tu lo vedi Dio. Fratello e sorella, è a fianco a noi, non chissà dove. C'è gente che fa viaggi nei santuari, pellegrinaggi, fa 50 ore di preghiera di qua e di lì, dicendo: Signore, rivelati a me, quando ce l'ha a fianco il marito, la moglie, il figlio, lo zio, il nipote, il collega di lavoro. È lì che il Signore è pronto a manifestarsi, è lì che noi troviamo la via della nostra redenzione, se stiamo cercando il Signore e non l'abbiamo ancora capito. Ecco, il ricco non vedeva tutto questo. Anzi, vediamo che mentre è nelle pene dell'inferno, lui continua ad avere un atteggiamento rivolto a se stesso. E dice, se notate: Padre Abramo, manda Lazzaro a intingere il dito nell'acqua. Cioè, ancora tratta Lazzaro come uno schiavo, un maggiordomo. Invece che dire: Lazzaro, perdonami se ti ho fatto soffrire, non ti ho visto, continua a voler essere servito e a trattare il prossimo come uno schiavo. Il suo cuore non era cambiato. E ancora, almeno manda Lazzaro dei miei fratelli. Qui sembrava che si ravvedesse, che pensava finalmente al bene dei suoi cari. Ma attenzione, quando Abramo gli risponde, gli dice: non è possibile, perché hanno già Mosè e i profeti. Ascoltino loro che cosa dice il ricco. No. Come si fa a dire di no ad Abramo o no a Dio? A volte Dio ci mostra la strada e noi gli diciamo: no, questa via non mi piace. No, vogliamo quella sensazionale del miracolo. Tradotto, parafrasato, il Signore ci sta dicendo: non c'è bisogno che hai grandi manifestazioni di Dio per te e i tuoi cari, allora vi convertirete. Avete già il Vangelo. Mosè e i profeti rappresentano la santa parola di Dio che Gesù ci ha lasciato da 2000 anni. Il Vangelo è la porta che ci rivela il paradiso.
Lì c'è la parola di Dio che trafigge il nostro cuore, la parola rema, lo dico sempre, non la parola logos, cioè la parola come tanti libri sapienti, no, la parola che viene da Dio. Quella parola, se tu la leggi, se tu la accogli dentro di te, la parola vivente che è Gesù Cristo nel Vangelo, ti porterà in paradiso, cambierà il tuo cuore, farà in te un po' come quel seme lì, che ti crescerà dentro e ti trasformerà. E tutto l'egoismo che hai, tutto l'egocentrismo, il pensare a te stesso, la ricerca della ricchezza, del denaro, delle cose del mondo, ti porterà via tutto questo e ti trasformerà, ti darà un cuore di carne, non di pietra. In più ti guarirà tutte le tue ferite, le tue sofferenze. Ma noi dobbiamo farlo entrare dentro di noi, Gesù. La sua parola deve trovare spazio in noi. E il Signore ci ha lasciato il Vangelo, ci ha lasciato la comunione, ci ha lasciato la Chiesa, ci ha lasciato la testimonianza vivente della fede. Se non accogliamo quella, che cosa vuoi? Vuoi il miracolo? Vuoi i grandi segni? Mi ricordo ancora che mi erano venuti a portare i mobili nel 2006 quando mi ero sposato e c'erano questi due ragazzi che insomma stavano montando tutto, no? E a un certo punto c'era una pausa e gli ho detto dai andiamo al bar che ci prendiamo qualcosa da mangiare. Eravamo andati al bar e parlavamo di fede perché avevo visto le icone, la croce, dice ma tu sei un uomo di fede, ma anch'io vorrei credere, ma non lo so, Dio non mi dà mai un segno, vorrei un segno, no? E io gli parlavo del Signore, dell'amore di Dio, gli parlavo di tutto questo. E a un certo punto c'era vicino a noi un uccellino che camminava tra noi due e lui lo guardava così. L'ha guardato e a un certo punto è volato via. E lui dice, vedi, io avevo chiesto che se Dio ci fosse stato, questo uccellino mi sarebbe salito sulla gamba, come segno, invece non l'ha fatto. E io ho pensato, ma guarda, Dio ti manda da un cliente a lavorare, fare un lavoro ordinario, un cliente che ti inizia a parlare di Gesù, ma tu non vedi lui, non vedi il segno che c'è questa persona che ti sta parlando di Dio e invece cerchi che cosa? L'uccellino che ti sale sulla gamba. Ero lì, io, e non sono nessuno, a parlargli di Cristo così dal nulla, ma lui voleva il segno sovrannaturale. No, questo, ma a volte siamo così. Non c'è spazio per noi, la parola per noi, per cambiarci. E il Signore ci dice che se non crediamo alla sua parola vivente, se non ci tocca, se non c'è spazio in noi per la sua parola, allora neanche se un morto risorgesse, potremmo chiedere, Gesù è risorto. Eppure non gli crederemo lo stesso. Perché il nostro cuore è duro, il nostro cuore è chiuso, come quello del ricco e pulò. Un'altra piccola osservazione prima di concludere e tirare le fila di questa meravigliosa parabola è questa. San Gregorio Magno diceva che a volte noi pensiamo che quando diamo ai poveri, noi facciamo un atto di bontà e di generosità. In realtà noi restituiamo ciò che è giusto, noi facciamo un atto di giustizia, non di carità, perché è un'ignominia che ci sia qualcuno che stenta a mangiare mentre tu hai due o tre macchine, hai lo stipendio, hai tutto quello che ti serve. Quindi ricordiamo sempre che fare la carità, aiutare i poveri, aiutare i bisognosi, è solo un atto di giustizia, non di bontà. Ok? Ma chiediamo quindi allora, cari fratelli e sorelle, concludendo, che lo Spirito Santo è Lui che è capace di fare tutte queste cose qui. Anche oggi entri nel nostro cuore, apra questa porta affinché possa essere un cuore di carne, un cuore capace di amare, di essere grato per tutti i beni che abbiamo ricevuto e che possa avere la sapienza, la saggezza e la giustizia di condividerlo con gli altri, con tutte le persone che il Signore ci metterà a fianco. Affinché il nostro cuore non diventi come quello del ricco e pulone, che era chiuso e pensava solo a se stesso, ma aperto, e che possiamo diventare una benedizione per tutti quanti. E anche tutti noi che ci sentiamo più come Lazzaro, sappiate che anche noi, il nostro nome è
Dio ci ha aiutati, Dio ci aiuta, Dio non ci abbandona, forse stiamo attraversando una stagione di difficoltà e di prova, ma Dio è con noi, fratelli e sorelle. Dio cambierà questa situazione, si prenderà cura di te, gli darai l'occasione. Ti aiuterà per guarire, per liberarti da quelle oppressioni, da quella situazione economica difficile, da tutti i tuoi mali. Il Signore si prenderà cura di te. Rimani però con un cuore aperto anche tu. Ognuno di noi, nei momenti buoni, nei momenti cattivi, nei momenti di prosperità, nei momenti di difficoltà, abbiamo un cuore aperto al Signore. Continuiamo a credere, a fare il bene. E Lui, che è un giudice giusto e un padre amorevole, farà giustizia nella nostra vita. Non ci abbandonerà in un modo o nell'altro, Lui non ci deluderà. Il mio motto è sempre questo, e poi vi saluto: chi confida nel Signore, chi veramente ha fiducia in Lui anche nella tempesta, alla fine non sarà deluso, non dirà però il Signore non mi ha aiutato, la mia vita è stata così, alla fine no. No, alla fine diremo: non mi ha deluso, ha veramente fatto tutto perfettamente, nonostante io non ci ho creduto, ma alla fine mi ha soddisfatto pienamente, mi ha dato una vita gloriosa. Lo crediamo o no, fratelli e sorelle? Bene, allora apriamo i nostri cuori affinché il Signore ci trasformi, Spirito Santo scendi nel nostro cuore, trasformaci. Ma noi ci vediamo la prossima volta, iscrivetevi a questo canale, condividiamo questi video, facciamo avanzare il regno dei cieli. Ci vediamo la prossima volta, che Dio vi sta benedicendo.